Le imprese, come sanno tutti quelli in sala, non approvano i bilanci salvo intese, non assumono i propri collaboratori salvo intese, non investono i propri capitali salvo intese, e ci saremmo aspettati più coraggio, perché il nostro paese non può ripartire salvo intese. C'è stata una estenuante contrattazione per risolvere il problema delle coperture. Secondo il MEF, la sola fatturazione elettronica farà recuperare 5 miliardi di euro nel 2019. Confindustria è stata l'unica associazione che l'ha supportata, nonostante questo abbia generato nuovi oneri, tutti a carico delle imprese. Abbiamo fatto bene però, perché se oggi possiamo contare su quel tesoretto miliardario, il nostro paese, il nostro governo può utilizzare quel tesoretto miliardario, è grazie anche all'impegno delle nostre aziende. L'evasione si combatte con severità. Ultimamente è su tutti i giornali, sì, si combatte con severità, proporzionalità e anche ragionevolezza. L'evasione danneggia la collettività, ma con il solo inasprimento delle pene non si estirpa culturalmente, né si produrrà più gettito. Le due cose si ottengono solo con una giusta proporzione tra la gravità della violazione e la sanzione, e senza calpestare le basilari esigenze di certezza del diritto.